decisione. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno David, buongiorno, buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Ciao Dario. Ferretti? Dica. Noi siamo molto curiosi di conoscere questa sua lettura del giorno dopo di questa serata. È stata una serata molto particolare per certi versi. Diciamo che prevalgono gli aspetti negativi, anche quelli ambientali, purtroppo, visto quello che è successo prima assolutamente fuori, sì, dallo stadio. Dai. In campo, in chiave Roma. Parliamo la cronaca, la lasciamo. Parliamo di calcio per quello che è possibile, ok? Parliamo dei Totti. La cronaca è sulle prime pagine di tutti i giornali. Dico, parliamo di Totti. Le foto dei gol dei giocatori della Roma, della Lazio, sono altre immagini, quindi questo vuol dire che accento il diffusore che diffonde un po' troppo, un attimo ecco il diffusore, che del diffusore Galeotto, se così eccolo qua. Dico, quindi parliamo, insomma, ci sono altre immagini, quindi è chiaro che è stata una serata particolare. Parlando di calcio, devo dire che è stato un derby brutto per la Roma, questo si può dire, no? Io mi auguravo fortemente alla vigilia, l'avevo anche detto, che Andrea Soli non sbagliasse le scelte, non sbagliasse la formazione. Secondo me l'ha sbagliata in pieno, un'altra volta, nel primo tempo, quando ha messo troppa gente fuori posizione, quando la squadra non era equilibrata, quando c'erano giocatori che stavano dove non dovevano stare, e quando davanti, se tu ti presenti con la mela, punto di riferimento avanzato, l'attaccante più importante della squadra, almeno sulla carta, vuol dire che qualche cosa non ti è chiaro. E via via la squadra poi si è aggiustata, e l'ingresso di Destro ha dato una fisionomia diversa, l'uscita di De Rossi ha riportato alcune posizioni nella normalità, nella semplicità, io direi anche. Poi però non mi è piaciuto assolutamente come la squadra ha gestito gli ultimi 25 minuti, cioè quando è rimasta con un uomo in più, e devo dire sinceramente che sembrava che la Lazio non fosse con un uomo in meno. Perché la Roma giocava tutto tranne che come si deve giocare quando tu hai la superiorità numerica. E quindi il vantaggio praticamente te lo sei dato in faccia. Tanto è vero che tutte le occasioni per poter vincere la partita poi sono arrivate da palla inattiva, con i calci punizioni di Totti e con quel calcio d'angolo tirato da Totti che la Mela ha pensato male di togliere da dentro la porta, o comunque di spingere la palla in rete invece di mandarla verso la curva sud. Ma più grave l'errore di la Mela o quello di Florenzi, secondo te, Mimmo? Per me quello di Florenzi, per me quello di Florenzi, se ci pensi, perché sì, vabbè, queste sono opinioni, che la mela potrebbe essere stato ingannato comunque dal movimento dei marchetti, mentre Florenzi ci ha avuto due occasioni col portiere per terra, tutte e due. Sì, secondo... però la Mela veramente bastava che gli sbatteva addosso e andava dentro. Comunque non voglio discutere, nel senso che ognuno può essere la propria opinione. Certo. È una Roma che non mi è piaciuta, che non ha fatto una bella figura. Secondo me il derby complessivamente l'ha giocato meglio la Lazio, che si è dimostrata più squadra. Soprattutto nel primo tempo la Roma ha trovato una grandissima difficoltà, perché la Lazio era messa bene in campo e la Roma non riusciva proprio a trovare lo spazio per poter attaccare, e quindi attaccava poco e male. Quando la Roma ha avuto la possibilità di avere più spazio per attaccare, ha attaccato di nuovo male. Quindi devo dire che complessivamente la Roma non ha giocato un buon derby, per come stava, anzi per come rischiava di mettersi la partita, perché probabilmente se la Lazio avesse segnato il calcio di rigore Hernanes, poi lì la partita si sarebbe chiusa. Vai a vedere come si sono messe le cose, tu non puoi sapere se sei contento per non averlo perso o se devi essere dispiaciuto per non averlo vinto. Un derby brutto complessivamente, brutto prima, e secondo me brutto prima in riferimento a quello che era accaduto fuori dello stadio, e brutto anche dentro. Non ho visto delle giocate entusiasmanti, ho visto soltanto alcune individualità nella Roma, Totti su tutti, non parlo delle individualità della Lazio, ne parleranno coloro che si occupano di Lazio. Devo dire che il fatto che Totti continui ad essere il migliore in campo della Roma per noi è motivo di grande vanto e soddisfazione, ma deve essere anche un grosso campanello d'allarme, perché non è possibile che a 36 anni abbondanti Totti sia ancora il migliore di tutti, perché se è vero che lui è di un'altra categoria, proprio staccato anni luce dagli altri, però io vorrei che la Roma cominciasse a essere qualcosa di concreto, di totale, al di là di Totti, nel senso non può essere che sempre lui il più bravo, perché vuol dire che gli altri allora non sono bravi. Non so se siete d'accordo. Certo, ma hai sintetizzato
Praticamente tutto, Mimmo, perché poi il discorso è che è relativo ai 90 minuti, poi una volta sfumato l'effetto derby rimarranno le considerazioni che ci hanno accompagnato per gran parte di questa stagione quantomeno travagliata, i cui risultati sono lì, li recita la classifica, che a Roma al settimo posto, adesso è chiamata a vincere subito una partita perché Torino già sarà fondamentale, però se quel poco che si è visto fra derby e Palermo verrà confermato domenica prossima a Torino, Mimmo, non si può chiedere a Totti di vincere le partite da solo fino alla fine, fino al 16 maggio. Assolutamente, però io faccio un altro ragionamento. Allora, le partite che mancano alla fine della stagione secondo me sono una, senti che ti dico, sì, perché l'appuntamento di mercoledì prossimo a casa dell'Inter della semifinale di ritorno di Coppa Italia secondo me è l'appuntamento ormai di fine stagione, tutti gli altri non contano, perché è vero che tu puoi cullare il sogno di arrivare in Europa League, però devi fare anche i conti con una classifica e soprattutto devi fare i conti con te stesso, nel senso che se tu vedi oggi giocare le squadre che ti stanno davanti, sono forse ce ne potrà essere una che non è superiore a te, proprio anche così visivamente vedi giocare la Fiorentina e dici secondo me la Fiorentina oggi è più forte della Roma. Allora non c'è soltanto un gap in classifica che ti dice guarda che arrivare in zona Europa League sarà molto complicato, c'è anche da considerare che tu hai dei limiti, perché questa è una squadra che purtroppo ha dei limiti che sono strutturali di questa stagione, che sono antichi, io non so come spiegarlo, perché cambiano mille situazioni, cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori, eppure la Roma si porta, cioè quando la Roma ieri ha preso per l'ennesima volta un gol su un calcio d'angolo a favore, a me è venuto in mente il famoso Roma-Inter del palo di mano di Giulive, lo ricordate? Come no. E allora, ma è possibile che passano gli anni, cambiano tutto, allenatori, cambiano i presidenti, cambiano i dirigenti, cambiano i giocatori e la Roma continua a prendere gol su una ripartenza da calcio d'angolo? Una cosa di E credo che sia un vanto solo della Roma, e dico vanto per non dire altre parole, Mimmo, mi fai la sinossi tattica della partita? No, sinossi però, ne devi dire con me queste parole. La sinossi tattica della partita, cioè la Roma parte come? 4-4, diciamo quasi 4-3-1-2. 4-3-1-2 con Roma praticamente, no? Sì, con Roma a centrocampo, senza patate però. Con De Rossi vertice basso, Bradley e Florenzi interni e Pjanic un po' spostato anche. Sì, poi dopo dietro le due punte. A proposito, mi è stato segnalato che ieri qualcuno, segnatamente a Roma Channel, si è divertito a dire che nessuno dei giornalisti che vanno a Trigoria si erano accorti che la Roma stava provando la difesa a 4. Non, fammela dire, David, perché no, Messaggero non è che e Gazzetta dello Sport avevano messo la formazione. Messaggero e poi non so se anche la Gazzetta, magari, non lo so, Messaggero c'era la difesa a 4, aveva peccato la formazione, quindi posso dire che anche le lascerei altrove. Che posso dire, senso, no, hai fatto bene a dirlo, Mimmo. Posso... No, mica per niente, David, perché Dario, scusa, perché poi la gente lavora, Cioè non è che siamo lì a tirare i dati dalla formazione, magari uno certe volte la prende, certe altre volte non la prende, però ce lavora sulle cose. No, ma non mi sembrava neanche sto gran mistero, perché c'entra di una cosa del genere, anche dai. Noi nel nostro piccolo settimana scorsa con Marco Valerio, che era lì, ci raccontava gli allenamenti, abbiamo parlato di questa ipotesi almeno 3 giorni. No, e perché non riconoscerlo? Perché dove dà delle lezioni del giornalismo? Vabbè, comunque detto questo, la Roma è la partita 4-3-1-2. Poi dopo si è fatto male De Rossi al 18esimo, e secondo me lì già qualche cosina è cambiato. Del primo tempo, del primo tempo, sì. E da lì già qualche cosina secondo me è cambiato, perché ho visto che lì in mezzo sono andati un pochettino più abbassato, ma era casuale. Sono andati un po' in apprensione, devo dire. Secondo me era casuale che Bianco si fosse abbassato in quel momento lì. Devo dire che poi dopo con io appena preso il gol la Roma speravo che entrasse subito destro, subito, immediatamente, e facendo un cambio, perché c'era la possibilità di cambiare in qualche maniera, sistemare comunque il centrocampo in un altro modo, quello che poi è venuto il secondo tempo, ma nel secondo cambio, non nel primo, perché io vedevo che la squadra davanti ce l'aveva poco. La mia preoccupazione, Dario te lo ricorderai quante volte ne abbiamo parlato, anche magari quando David ancora non c'era in questi giorni, è che con quello schieramento la Roma avesse poca profondità, avesse poco riferimento, poca occupazione dello spazio lì davanti. Sì. Io mi invocavo, non c'è Osvaldo, là deve giocare a destro, perché ci vuole uno che sappia tenere la posizione, sappia stare all'interno dell'area,
anche se poi l'abbiamo visto, no Mimmo, abbiamo anche visto però dopo che destro evidentemente non sta ancora. No, no, però tanto tu mettimelo lì, allora ti faccio una domanda. La partita di Klose per me è una partita assolutamente insufficiente, per me, forse stava peggio lui di destro. Ah, ma esatto, a me non mi interessa di sapere se Klose stava male, ha giocato e lo giudico per quello che ha giocato. Destro stava male e lo giudico per... tant'è vero che il voto del Messaggero è insufficiente di destro, cioè, quindi non è che qui stiamo a regalare le bamboline, no? Ah, tu dici se va in campo, se va in campo, per quanto però possa concedere attenuante, poi devi valutare per esatto, quello devi valutare la prestazione. Secondo me, e lo dico con grande sincerità, il voto di sufficienza che sarà dal Messaggero a Klose è un voto sbagliato, secondo me, perché io non ricordo una differenza sostanziale, ad esempio, tra la prestazione di Klose e quella di destro, faccio un paragone, però ognuno vede la partita, vedi, come posso dire, ognuno, David, tu dicevi prima anche il gol della Melo, il gol di Florenzo, ognuno vede, ho visto pure che c'è qualcuno che ha dato una sufficienza, parlo di voti, a Dodò e un'insufficienza magari ad altri giocatori, ho visto sufficienze a Marchigno, che io ho giudicato il peggiore della Roma, Marchigno senza la S finale, e magari delle insufficienze ad altri giocatori che per me sono stati invece sufficienti. Io vedi, il calcio è bello perché nessuno ci capisce niente, diciamo, no? Beh, qualcuno ha dato per esempio l'insufficienza a Stekelenburg, perché secondo me invece Stekelenburg... Allora io ti dico una cosa, io ho visto e rivisto il gol, secondo me lui non fa tutto quello che poteva fare, nel senso che lui spinge poco, non va lateralmente col primo passo, quindi non c'ha lo slancio per andare a prendere sta palla. È stato poco esplosivo forse, sì. Okay. Scusami? Magari è stato poco esplosivo nel primo passo. Lui non è esplosivo, e questo lo sappiamo. Però per arrivarci doveva fare un miracolo. Cioè, secondo me avremmo definito miracolo. Secondo me poteva fare di più. Poteva fare di più. Però la parata che fa poi su Lulic, quella è una gran parata. È una grande parata, sì, eh. Sì. Allora fai la valutazione. Posso entrare un attimo in casa d'altri? Allora parlo un attimo di un giocatore della Lazio. La valutazione di Hernanes. Hernanes ha fatto un gol che all'apparenza sembra un bellissimo gol, è sicuramente un bellissimo gol, secondo me c'è un concorso di colpa da parte del portiere. Poi Hernanes sbaglia un calcio di rigore. E fa il rigore su Pjanic. E fa il rigore sulla Roma. Io ho visto delle valutazioni altissime. Allora, da che cosa parte una valutazione, no? Parte dalla prestazione complessiva. E tu una prestazione complessiva di un giocatore devi anche calcolare che sbaglia il rigore che può chiudere la partita, e che poi causa rigore che invece dà il pareggio alla squadra avversaria. Invece non se ne è tenuto conto, almeno da quello che ho visto io, tranne forse una rara eccezione, se non ricordo male, sul tempo. Allora io faccio, possibile che da quest'altra parte invece ci deve essere uno scrupolo attento soltanto alle cose negative e non magari anche alle cose positive? Non faccio riferimento ad alcun giocatore della Roma, però ci sono talvolta dei casi in cui uno guarda soltanto le cose brutte e non si accorge magari delle cose anche carine. Perché l'argomento voti, Dario, tu lo sai meglio di me, no? Cioè, poi dopo io subisco anche delle critiche, però delle, come posso dire, delle sottolineature che magari la gente non è d'accordo con i miei voti, però uno dovrebbe anche, come posso dire, capire come mai si è arrivato ad una certa valutazione, guardando la complessità della prestazione. La valutazione non è data soltanto dalle cose belle o soltanto dalle cose brutte. In questo senso, se facciamo una valutazione complessiva delle due squadre, e volevo arrivare a questo punto, secondo me la Lazio l'ha giocato meglio il derby. L'ha giocato meglio, perché ci sono stati, secondo me, dei giocatori che hanno fatto una prestazione migliore rispetto a quella che hanno fornito i giocatori della Roma, e perché sul piano di squadra a me è sembrata più squadra la Lazio. Questo si può dire una cosa di questo tipo? Ma certo che si può dire. Perché anche perché se tu c'hai 25 minuti di superiorità numerica e arrivi tre volte al tiro solo sul calcio piazzato, vuol dire che lo giochi male quel derby lì, quello col vantaggio numerico. Mimmo, tra l'altro, e Baldini ha detto prima della partita, questo è un derby decisivo, interpretando l'aggettivo decisivo a 360 gradi, io spero che sia stato decisivo sotto tutti gli aspetti, chiaro? Mimmo, adesso mentre stai parlando stiamo rivedendo il secondo tempo, stanno facendo vedere su Sky,
mi viene in mente un parallelo, poi andiamo in pausa, chiudiamo questa nota che è una nota amara per certi versi, no? Mi viene in mente il parallelo tra l'esultanza di Totti dopo il gol, e tra l'altro secondo me fa una cosa bellissima, lui esulta, va sotto la curva e fa un'esultanza. Ha cambiato un po' ultimamente, perché dopo Roma-Juventus e dopo questo gol nel derby, che era il gol del record che lui ha definito più bello urlandolo alle telecamere, no? Sì. Esulta in maniera meno composta, più spontanea, più genuina. E lui dopo, mentre lo abbracciano, lui si gira subito e faceva Namo, cioè voleva tornare verso il campo. Si vede che questa voglia che ci aveva di continuare, di provarci, lui sì, di provarci fino in fondo. Ma poi, io credo tutti lui, al di là del... Poi va davanti alle telecamere e dice: questo record più bello godo come un maiale. Che è un modo da dire così. Sì, no, lo dice. Lo dice perché lo dice. No, ma non facciamo i virginiani. Lui dice che è un modo, offende nessuno, Che è un modo, appunto, che è un modo di fare uno sfottò che non è offensivo per nessuno. Cioè lui dice ma non mi sembra uno sfottò. Beh, il record più bello al derby ovviamente fa una parte, rientra, dai, rientra nella rivalità cittadina, ci sta, secondo me è un modo. Però io ho visto dall'altra parte a fine partita è esattamente questo, vedi, cioè in modo diverso. Vabbè, no? È derby, dai. Se permetti, no, perché Roma merda non è derby. Se permetti, Roma merda non è derby, Mimmo, perché tra l'altro questa è la responsabilità, non è la nostra e non è degli altri, che la nostra squadra porta il nome di una città, cioè della città che ospita tutti i personaggi, no? Giocatori brasiliani, argentini, rumeni, greci, li ospita tutti, no? Secondo me bisognerebbe avere un po' più di attenzione. Tra l'altro, lo dicevo prima con Piero Torri, non so se conosci, siamo alla vigilia potenziale del derby più difficile da gestire sul piano dell'ordine pubblico, perché se la Roma va in finale di Coppa Italia, io a giocare su Plutone qua la partita per 100 motivi, e secondo me lasciarsi andare a quel tipo di chiamiamoli festeggiamenti, non so come definirli, è una cosa irresponsabile e molto pericolosa. Vabbè, questa è la tua opinione. Io ti dico, tornando più a parlare di pallone, che nel caso in cui ci dovesse essere il derby nella finale di Coppa Italia, ci sono molti tifosi della Roma, perlomeno amici miei, che mi hanno subissato di messaggi, che mi hanno detto: meglio che non abbiamo vinto sto derby, perché così meno vinciamo quell'altro, dice. Perché nella logica dei grandi numeri, più si allunga la serie e meglio tu non vinci il derby, più si avvicina al momento in cui lo vinci, e meglio è. Speriamo. No, questa ovviamente sono discorsi puramente tifoidei, diciamo così, sì, no? con la però Dario, ricordati che c'è sempre una parvenza di verità in queste cose. Una parvenza? Una parvenza, sì. C'è il break, Ferretti. Ricordatemi di dire due cose su Balzaretti. Lo diciamo tra poco. Sì. Tra poco, vai. Mimo? Eccolo, Siccome io lo so dove vuoi andare a parare, io ti anticipo e ti rinfocolo la tua posizione, perché ti dico: che differenza tra destro che a Palermo, pur non essendo abile arruolato, chiede di essere portato per fare gruppo, e il signor Osvaldo che, dopo, non contento di aver preso una munizione idiota proprio a Palermo, bellamente non solo se ne va a Londra con il placet della società, pensare, perché nessuno ha smentito, quando io invece l'avrei fatto allenare anche ieri mattina, non vedo perché no, e oggi. E lui non fa nulla per calmare le acque, perché non fa altro che pubblicare foto di lui che si è baciato, e mi sembra un modo per sfidare ulteriormente, no, l'ambiente, far vedere che lui è tutto tempezzo, uomo di rock and roll, eccetera. Ma questo va bene, io rispetto profondamente ognuno, chiunque, insomma, tranne ovviamente rarissime eccezioni, però dico semplicemente una cosa, che il ruolo della società, tu l'hai sottolineato prima, non può essere sottovalutato, perché aiutatemi voi un attimo a ricordare alcune cose, facendo un piccolo excursus, diciamo così, retroattivo. Negli ultimi tempi io ricordo delle simpatiche immagini da Praga, da Parigi, da Barcellona e da Londra. Allora io mi chiedo: ma è possibile che ognuno possa fare, o comunque un singolo calciatore possa fare sempre il comodo proprio?
quando appena ha la possibilità di farlo. Allora io penso che se Osvaldo vuol comportarsi così, facesse come pare, poi ne pagherà le conseguenze, perché poi uno si deve assumere le sue responsabilità di fronte a tutti, in primis i tifosi. Però io quello che mi chiedo, possibile che la società abbia consentito, forse nell'ultimo mese o nell'ultimo mese e mezzo, che un suo giocatore in qualsiasi attimo di tempo libero, per non ricordare il viaggio con jet privato noleggiato a Pescara per andare a Londra a vedere il concerto dei Rolling Stones, sì. Dicevo, abbia permesso a questo giocatore di farsi prima il viaggio a Praga, poi a Barcellona, poi a Parigi e adesso a Londra. A botte di due ore da euro andare, due ore di euro tornare. Ma questi sono problemi di Osvaldo. No, no, però... Se lui no. Ha i soldi per poterlo fare, benissimo. Però Mimmo, no. Sì. Ma io non lo discuto. No, ma su però questo... mi piace Balzaretti che... Da malato. Con gli abiti civili, insieme a Svetskauskas, stava lì, nello spogliatoio della squadra, fino a un attimo prima dell'inizio della partita. Se mi permettete. Perché io sarò un inqualibile romantico o al tempo stesso forse un grandissimo coglione, però io penso e spero che nel giorno del derby tutti i giocatori della mia squadra stiano lì, che facciano gruppo. Se invece la società ha permesso a qualcuno di andare a fare il comodo proprio da altre parti, io sì, condanno e censuro l'operato del calciatore, perché vuol dire che gliene frega niente del gruppo e della causa. Però fatemi dire che secondo me anche la dirigenza in certi casi si deve imporre, o sbaglio? No, no, io su questo sono... No, meno male, ma... Sono qui famo solo sono che guarda, ti dico una cosa, Mimmo. Se noi facciamo così guardiamo al passato, quelli che hanno vinto nel recente passato qui a Roma sono Lidl e Cavello, che non erano teneri, no Mimmo? Cioè, tu me lo puoi confermare in tutti abbastanza. E due i casi, non erano teneri. Poi Lidl mi attaccava proprio lui fisicamente al muro, sì, Cavello, al muro. Per Cavello magari lo faceva qualcun altro al posto suo, però in generale il regime era abbastanza stretto, tant'è che Lidl aveva una capacità dialettica più affabile, quindi riusciva in qualche modo a risultare simpatico anche se era molto duro. Capello un po' meno, ma chi se ne frega, poi contava il risultato. La sostanza, io temo che il più grave errore dell'attuale gestione tecnica dei calciatori e degli allenatori nella Roma da 2 anni a questa parte sia essere troppo protettivi nei confronti dei calciatori, nel senso, io capisco, ieri per esempio, ti faccio l'esempio, ieri Andreazzoli dice: ah, per me De Rossi ha giocato bene, pure se stava male ha giocato da zoppo, fa bene, poi dopo noi lo vediamo che la prestazione di Daniele non è sufficiente o comunque... Per me non sono d'accordo, pensa. Però ti sto dicendo, però io possiamo anche... E chi pensa che la prestazione di De Rossi sia insufficiente non pensa che Andreazzoli sia un ruffiano, pensa che Andreazzoli fa il suo lavoro perché l'allenatore ci sta, che protegga il suo gruppo e poi... Sì, detto una piccolissima parentesi, sì. per venire incontro e darti ragione, ricordatevi le parole di Prandelli, che ogni volta che mette Giaccherini, che è uno dei più grossi pipponi del calcio internazionale, dice che è stato il migliore in campo sempre anche sempre se ne ha strusciata mai sempre, anche se ne ha strusciata mai, perché l'allenatore c'ha questo ruolo qua, esatto. Ma il direttore sportivo e anche il direttore generale, quando è carismatico e importante, è un ex direttore sportivo come Baldini, secondo quindi me hanno il dovere Baldini, pensavo di un altro. hanno il dovere secondo me di mettere la squadra e gli allenatori che hanno a disposizione davanti alle loro responsabilità e ai loro comportamenti. Secondo me invece in questi 2 anni sono stati troppo troppo permissivi e troppo tra virgolette carini con i giochi, sempre protettivi. Vabbè, però dobbiamo proteggere i nostri calciatori. No, se il calciatore c'ha un comportamento esagerato, reiterato e nocivo per la squadra, va isolato e va ceduto, o comunque va protetta la squadra da certi comportamenti, perché sì, sennò comunque va, il gruppo non si crea in modo, prima di tutto va fatto un tentativo per tentare di recuperarlo. Però io ti faccio un altro ragionamento, e guarda caso è sempre relazionato al nome di Osvaldo. Roma-Atalanta di Coppa Italia, sul 3-0 per la Roma, lui dà una gomitata in bocca su una palla da fermo, calcio d'angolo mi sembra, ad un avversario, prende 3 giornate di squalifica in Coppa Italia, tanto è vero che, come dicevi l'altro giorno, non potrà neanche giocare, eccetera eccetera. La partita successiva, la domenica, viene impiegato titolare a Verona contro il Chievo. Allora lui si sente autorizzato da tutte le comitate del mondo, tanto che me frega, giusto? Certo. E quindi quando tu dici che il ruolo della società è fondamentale sotto questo aspetto, hai perfettamente ragione, perché poi non può essere che vengono presi dei provvedimenti nei confronti di questo o di quello e magari in altre circostanze vengono, come posso dire, si soprassiede sotto altre situazioni che
meriterebbero un altro tipo di atteggiamento. Questo perché probabilmente, io non so se manchi la voglia o la capacità, David. Non lo so, però, ma secondo me è proprio un modo di fare, perché io dico, è vero che Osvaldo sta a Londra e i tifosi si inaspriscono nei suoi confronti, secondo me hanno pure ragione per certi versi, però se il piano di lavoro di Osvaldo, che è un professionista pagato per allenarsi e giocare le partite di calcio, prevedeva lunedì allenamento, martedì allenamento, ecco che Osvaldo a Londra non c'era. E quindi il problema sta alla radice, perché se lui sta là si vede che lo poteva fare, perché se non lo poteva fare non lo faceva, e se non lo poteva fare l'avesse fatto lo stesso, qualcuno gli ha consentito di farlo, è questo sto dicendo, okay, è questo perfetto. Che è sbagliato, perché se l'avesse fatto nonostante il divieto, nonostante avesse un programma di lavoro da rispettare, sarebbe stato multato, sospeso, messo fuori rosa, eccetera eccetera. Se sta là evidentemente lo poteva fare, perché non è alle viste una multa, una sospensione, ma la multa gli hanno dato il permesso, appunto, dico, quindi non mi pare che comunque era una cosa concordata. Se è una cosa concordata, per me è una cosa gravissima. Però io ti faccio anche un altro ragionamento che è molto più, se vogliamo, sottile, no? Allora, una cosa è chiara: Osvaldo sta facendo di tutto per farsi vendere. Ah, certo. Benissimo, la società in qualche modo dovrebbe fare di tutto per far vedere all'esterno che questo è un giocatore fenomenale, irreprensibile, perfetto sotto tutti i punti di vista, bravo in campo e bravo fuori. Ok? Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Non ricordo se era ottobre, ma credo di non sbagliarmi, non ricordo la data esatta, in occasione di Roma-Atalanta di campionato, De Rossi e Osvaldo vengono messi fuori squadra per scarso impegno da Zema, perché vengono considerati due che pensano soltanto ed esclusivamente agli affari propri, sì. Ok? Sì. A questi due non gliene frega niente del gruppo e pensano soltanto agli affari propri. Allora, che De Rossi pensi soltanto agli affari propri e non al gruppo, che non sia tifoso della Roma, che comunque non pensi al gruppo della Roma, questo mi risulterà sempre molto strano. Mi risultava un pochettino più problematico pensare se Zema stesse dalla parte del torto ragione riferimento a Osvaldo, perché io non conosco bene Osvaldo, però a giudicare da quanto poi è accaduto nei mesi successivi, se c'era uno tra quei due che sicuramente pensava più ai propri pensieri, diciamo così, era sicuramente Osvaldo. Sto sbagliando? Allora, ma nel momento in cui un allenatore dice quelle cose, deprezza profondamente il giocatore, no? Certo. Perché tu vai a vendere un giocatore e dici, ma questo è uno che è bravo in campo, ma di fuori è una testa completamente sfasciata, e che me vado a pagare 15, 20, 10, 8 milioni un calciatore che è completamente suonato? Benissimo. Continuando a perpetrare questo atteggiamento nei confronti di Osvaldo, sei squalificato, vanno a Londra, vacce, c'hai un attimo tempo libero, vanno a Praga, vacce, tutte foto su Twitter, eh? Cioè, nel senso, io non mi sono inventa niente, eh? Camminatelle a Barcellona, camminatelle a Londra, camminatelle a Parigi. Allora poi uno che cosa fa? Va a vendere Osvaldo, se si presenta e dice, vabbè, vorrei Osvaldo, quanto vuoi? 10? Ma per uno che fa i cazzi sua in questa maniera, se te do 500.000 euro è pure troppo, o sbaglio? Ma pure, Mimmo, come è stata gestita la vicenda della mancata partecipazione di Osvaldo alla tournée? Lì lascia perdere, perché la tournée di dicembre lascia perdere. Io ho preso anche degli insulti, mi devi credere, Dario, semplicemente perché ipotizzavo il fatto che lui stesse al calduccio dell'Argentina al mare con la sua fidanzata, quanto l'altri stavano a coso in America, a Orlando. Io ho preso gli insulti, Dario. Me lo ricordo, stavo in diretta. Capito? Gli insulti per aver ipotizzato questa cosa. E non era un'ipotesi campata in aria, credimi. Perché non è che vengo qua dall'una all'una e mezza a dire le cose che penso io. Capito? Guarda caso, lo sviluppo della stagione sta dimostrando che qualcuno che mi aveva detto questa cosa non mi aveva detto una stronzata. Semplicemente quello. Mimmo, c'è il velocione. Il velocione. Oh, allora, Andrea Palermo, chiedete a Mimmo chi secondo lui sarà il prossimo allenatore della Roma. Non lo so, credo che le probabilità che Andrea Soli possa continuare a fare l'allenatore stiano diminuendo a vista d'occhio. Spero che la società abbia già da almeno un mese la soluzione per la prossima stagione. Dubito che ce l'abbia. La mia griglia continua a essere quella di qualche mese fa, al pole position Spalletti e Ancelotti.
Così hai risposto a Fabrizio Bucci che ti chiedeva se secondo te il derby dirà la parola fine su Andrea Zoli allenatore per il prossimo campionato. Fabrizio Dioniso, fatemi capire, il pollice verso di Totti ha meritato una squalifica mentre gli insulti volgari di Radu no? Quindi questo si chiede Dionisio. E poi vi prego non parlate più di Baldini, dice Graziano Santoro, non so perché, se non l'ho capito perché. Poi Ale Carioca, come l'hai visto De Rossi ieri? Ma non è meglio se lo vendiamo ora che ancora qualcosa ci danno? Ma da quanti Io anni non è il migliore in campo? Chiederò al direttore del Messaggero e anche al responsabile dei servizi sportivi, nel caso in cui dovessi fare le pagelle ancora della Roma, di farne 10, di evitare di fare il giudizio e quindi la pagella di De Rossi, perché io mi accorgo che veramente non lo so, se voi mi dite che cosa lui ha sbagliato da un punto di vista tecnico ieri la partita, io sto qui a discutere con voi fino a quando vi pare. Ci sono delle situazioni per cui uno merita dei grandi applausi, applausi e meriti e valutazioni complessivamente sufficienti, oltre alla sufficienza, lusinghiere per aver fatto un gran gol, per aver salvato un gol in maniera straordinaria. Io ricordo ad esempio quello che ha salvato lui ieri rimettendoci una caviglia nell'intervento contro Hernanes, però sono cose normali, cioè le fanno altri calciatori della Roma, di altre squadre, vengono sottolineate con enfasi e col dovuto risalto. Lo fa De Rossi e risulta tutto normale o scontato. Allora io ripeto quello che ho detto la settimana scorsa. Io mi auguro che De Rossi venga ceduto, perché De Rossi non può più giocare nella Roma, perché qualsiasi cosa faccia lui nel bene e nel male avrà sempre un retrogusto, qualche cosa, come posso dire, che o lo fa o non lo fa è la stessa cosa, identica. Quindi ha ragione questo ascoltatore, che la Roma vendesse De Rossi, vedete, si risolveranno di punto in bianco tutti i problemi. Ce la faranno quest'estate, chiede Andrea Gigliano, a prendere almeno due giocatori forti e di personalità che non siano giovani di talenti dal grande futuro ma che devono ancora affermarsi? Qui torniamo al discorso dei 60 milioni, se è meglio uno da 60, due da 30 o 10 da 6. Io per come la vedo preferisco sempre due da 30, però non credo che sia questa la politica della società. Marco Galli, vorrei un'opinione sulla posizione di Pjanic. È lui che non la trovo messo male in campo, secondo me può dare molto di più. Mimmo integro, perché prima con Dario e Max facciamo riferimento soprattutto a Pjanic e Lamela, che sono diciamo i giocatori più talentuosi di quelli che ha a disposizione Roma nella fascia giovani, e che però che effettivamente spesso deludono, ma che però sono quelli che vengono spostati più volte. Se pensi, Lamela ha fatto esterno al 3-4-3, esterno al 4-3-3, la mezza punta centrale era una punta, addirittura la seconda punta, cambia continua spesso posizione in campo. Pjanic è partito in panchina praticamente, poi è stato messo largo a destra nel 4-3-3, ha fatto il trequartista centrale e fa pure il mediano davanti alla difesa in coppia con De Rossi. Non credi che questo, anche se sono giovani e che magari uno gli vuole insegnare la duttilità, possa in qualche modo invece togliergli qualcosa? Ci metto pure Florenzi, perché pure Florenzi ne cambia spesso di ruoli. Sì. No, in riferimento a Pjanic devo dire che lui può giocare da trequartista se una delle due punte non è Totti. Io non trovavo giusto quello che diceva Zeman quando diceva che Totti e Pjanic non possono giocare perché sono due costruttori di gioco, non possono giocare insieme, diceva Zeman. Però aveva ragione quando diceva che sono due costruttori. Secondo me, se poi due giocatori bravi, la maniera per giocare insieme la possono trovare nella stessa squadra. Secondo me Pjanic è andato un pochino meglio quando ha tornato a fare l'intermedio, quando Totti ha fatto il trequartista, diciamo così, con Destro e Lamela di punta, e Pjanic faceva l'intermedio. Se tu fai fare il trequartista a Totti, a Pjanic, e Totti è uno dei due attaccanti, hai due trequartisti e non hai un trequartista e un attaccante. Sono spiegato? Sei stato chiarissimo. Quindi il problema di Pjanic, che deve crescere, non dimentichiamoci che viene comunque da un infortunio, eccetera, eccetera, è che probabilmente ieri è stato impiegato male. E qui torniamo al discorso di inizio collegamento, quando secondo me sono state sbagliate le posizioni di almeno 3-4 giocatori all'inizio della partita. La squadra ne ha risentito pesantemente, perché faccio un altro nome, non può essere che Marchigno senza S è buono per tutti i moduli, sia che faccia l'esterno al centrocampo a 5, che faccia il terzino a 4,
che faccia il trequartista dietro, non può essere, non può essere, perché a me i jolly non mi piacciono, a me piacciono gli operai specializzati, quelli che sanno fare una cosa la sanno fare bene, benino, benissimo, quelli che sanno fare un po' di tutto non mi piacciono, non mi interessano. E Marchigno corre il rischio di essere uno buono per tutto, capito? Che e invece non è così, che non è eccellente in niente. Mimmo, noi ci aggiorniamo a domani, sempre se Dio vuole, ciao, mi metto